Ciao ragazzi, eccoci qui finalmente a recensire dopo circa 10 giorni di utilizzo il Motorola Zoom, il primo tablet a debuttare con il sistema operativo Honeycomb, una versione di Android realizzata ad hoc per essere utilizzata con questa tipologia di dispositivi. Partiamo con l'elencare quelle che sono le caratteristiche fisiche del device. Le dimensioni sono di 249 mm per lunghezza, 169 per altezza e 12,9 di spessore. Il peso di ben 730 grammi e devo dire che si sentono tutti. Ma questo non è un contro, anzi fa capire come il Motorola Zoom sia costruito con materiali decisamente solidi e di prima qualità. A partire dal display con protezione Gorilla Glass, molto duro, molto resistente ad urti e graffi, ad un corpo quasi interamente realizzato in alluminio. Forse un pochino scivoloso sul retro nella parte inferiore, però abbiamo questo strato superiore rivestito in gomma che ci trasmette sicurezza quando andiamo a impugnare il tablet con una sola mano. Poi vediamo un pochino nel dettaglio. Abbiamo nella parte superiore il jack da 3,5 mm per le cuffie, il vano dove inserire la micro SD. Nella parte inferiore abbiamo la porta micro USB, la porta micro HDMI e il forellino per inserire il cavo per poter ricaricare la batteria del tablet. Inoltre, le estremità ci suggeriscono la possibilità di agganciare il tablet ad un dock. Sul retro abbiamo le casse, molto potenti, forniscono un'ottima qualità audio e soprattutto un volume molto molto elevato. Inoltre abbiamo la fotocamera da 5 megapixel con capacità di registrare video a 720p HD. Il flash è doppio, doppio flash LED, e abbiamo anche un pulsante accensione e spegnimento posto qui sul retro, molto comodo da premere, cosa che invece non posso assolutamente dire del bilanciere del volume. Infatti risulta essere, a mio avviso, troppo piccolo, pulsanti piccolissimi ed in plastica, è un po' scomodi da utilizzare, da premere quando noi impugniamo il tablet con le due mani. Davanti abbiamo la fotocamera da 2 megapixel per fare videoconferenze e un display da 10,1 pollici con risoluzione 1280x800 pixel, 16 milioni di colori. Ma soprattutto multitouch fino a 10 tocchi contemporanei. Faccio subito vedere il test. Come si può notare, le variabili vanno da 0 a 9, ossia 10 tocchi contemporanei. Il chipset è l'ormai noto Nvidia Tegra 2 con il processore Cortex A9 dual core da 1 GHz. A bordo abbiamo ben 1 GB di RAM, una GPU dedicata a GeForce e ben 32 GB di memoria interna espandibile con la micro SD. La connettività è Wi-Fi, quindi non si tratta del modello 3G, ma siamo di fronte a un Motorola Zoom modello Wi-Fi. Diamo uno sguardo al sistema operativo Android Honeycomb in versione 3.1, in quanto Motorola Zoom è il primo tablet ad essere stato aggiornato a questa versione. Subito dopo il Google I/O di maggio. Abbiamo una interfaccia olografica, perché sembra di essere all'interno di una stanza di ologrammi, formata da ben 5 schermate, ed abbiamo questa bellissima transizione che è una sorta di effetto ghost su icone widget, molto bello che quando passiamo da una schermata all'altra, diciamo che ha una sorta di effetto svanimento. Ovviamente 5 schermate con possibilità di essere personalizzata, infatti basterà toccare il tasto più in alto oppure per qualche attimo tenere premuto il dito sullo schermo e avremo accesso ad una sch a schermata in cui avremo la totale visuale del sistema operativo, quindi con tutte le 5 schermate, possibilità di inserire widget, shortcut, wallpapers ed altro. I widget sono i classici, c'è l'orologio, c'è il widget dei preferiti, il calendario, le mail, Gmail,
quello della ricerca Google, quello sul calendario, YouTube, e ovviamente poi ci sono alcuni widget da me inseriti, nello specifico la suite Wiz, che altri non è che quella suite conosciuta anche come Colorize Widget HD, praticamente una versione Honeycomb. Infatti abbiamo sempre l'agenda, il calendario, ben due widget su Facebook, su Twitter, quindi molto completa. Ovviamente scaricabile gratuitamente dal market. Per inserire ad esempio un widget basterà prenderlo e trascinarlo nella schermata che vogliamo. Ovviamente non dobbiamo ogni volta tornare in questa schermata, ma possiamo mettere quante ne vogliamo. Ad esempio, e poi eccola qui. Per rimuovere basterà trascinare al cestino. Se vogliamo dimensionare il widget possiamo, e questa è una novità del 3.1. Vi faccio vedere magari anche i wallpapers. Questi sono quelli statici e questi sono quelli dinamici, alcuni scaricabili, scaricati da me. Ad esempio questo è molto bello perché è molto rilassante. Poi in alto abbiamo la possibilità di effettuare all'istante una ricerca oppure dare, impartire comandi vocali. Possiamo accedere al menu delle applicazioni, suddivise in due categorie, ossia tutte le applicazioni oppure soltanto quelle scaricate. Possiamo anche andare sul market molto velocemente tappando su shop. Inoltre ci sono anche altre, diciamo, scorciatoie per effettuare alcune operazioni, come la possibilità, ad esempio, di andare sulle info di un'applicazione trascinando l'icona su quella sulla I, sul tasto I, e qui possiamo killare, disinstallare, cancellare, diciamo, i dati. Oppure possiamo anche disinstallare l'applicazione stessa trascinare sulla scritta uninstall, quindi molto più veloce e molto intuitivo. Poi abbiamo una barra inferiore sotto dove abbiamo il tasto back, home e ovviamente il tasto multitasking, ossia una novità di Honeycomb in cui abbiamo questa barra con tutti i tab che rappresentano tutte quelle applicazioni che noi stiamo utilizzando, e po sarà possibile switchare da un'applicazione all'altra molto velocemente, quindi come vedete multitasking strapotenziato rispetto alla versione smartphone. Ed inoltre nella versione 3.1 questa barra passa da un massimo di 5 a 18, quindi da 5 a 18 tab possibili da visualizzare in questa barra. Poi sempre nella parte inferiore troviamo sulla sinistra l'orologio, ovviamente, ma anche la possibilità di eseguire subito alcune operazioni, come ad esempio settare la luminosità, accedere alla rotazione, scusate, disattivare la rotazione o attivarla, accedere al wifi oppure andare sul menu di setting e quindi settare tutto quello che vogliamo, quindi in maniera molto semplice. Inoltre su questa barra, se noi andiamo a scaricare ad esempio un'applicazione o comunque riceviamo una mail o un qualsiasi cosa, ci segnalerà appunto la notifica, ad esempio dell'aggiornamento avvenuto, dell'installazione avvenuta, che ci sono aggiornamenti, che è arrivata una mail e cose di questo tipo. Ovviamente eccola qui. In pratica la barra inferiore è un po' l'equivalente del menu tendina di Android smartphone, ecco. Oops, force close, ok. Poi diamo uno sguardo proprio alle applicazioni come sono strutturate graficamente. Abbiamo un menu che è totalmente studiato per sfruttare i 10 pollici di schermo, dove abbiamo ad esempio il menu di setting con tutta la lista dei settaggi da una parte, e la possibilità subito di attivare e disattivare quelle impostazioni
velocemente, quindi non dobbiamo ogni volta tornare indietro col tasto back per passare da un menu di setting all'altro, ma abbiamo tutto di fronte, cioè tutto in un'unica schermata. Quindi voglio disattivare questa opzione, basterà un tocco senza bisogno di tornare indietro per poi insomma operazioni molto più rapide. Passiamo magari a vedere anche altre applicazioni che sono realizzate ad hoc per sfruttare questa grafica. Ad esempio Gmail, dove abbiamo anche qui magari tutta la le cartelle che sono tutte le cartelle che costituiscono la nostra casella mail, e dall'altro lato abbiamo tutta la lista delle mail. Poi se noi entriamo all'interno della mail, la lista delle mail si sposterà sulla sinistra, sulla destra avremo proprio il corpo del messaggio. Anche qui poi possiamo rispondere, fare quello che vogliamo. Così come passando in un menu interno dell'applicazione avremo sempre questa grafica che appunto ci mostrerà tutto in una singola schermata, quindi ci farà fare tutto in una singola schermata senza dover passare da un menu all'altro. Anche un'altra applicazione di questo tipo, ad esempio, è i contatti, cioè quella Contacts, dove possiamo appunto inserire i nostri contatti. Qui abbiamo la lista sulla sinistra e sulla destra. Abbiamo le informazioni del contatto, ovviamente sarà possibile inserire o aggiungere o modificare, insomma, le voci. Se in website inseriamo, diciamo, informazioni, quindi molto bello, molto accattivante. Diciamo che a livello grafico è molto molto curato, sono molto curate le applicazioni di Honeycomb, e anche qui possiamo, insomma, fare quello che vogliamo. Andiamo sul menu di setting e qui ancora avremo il tutto strutturato per mostrare il tutto in un'unica schermata. Ovviamente ci sono anche applicazioni che sono scaricabili dalla rete, che sempre si utilizzano questo, diciamo, approccio. Quindi questa è l'applicazione Pulse, con cui sarà possibile appunto seguire i siti, i blog di nostro interesse. Possiamo accedere ad esempio a questa news, e come vedete sulla destra avremo subito, diciamo, l'articolo da leggere, però non avremo, diciamo, avremo la stessa possibilità di vedere altre news, quindi di scorrere tra altre news e cercare quella di nostro interesse. Ovviamente possiamo anche direttamente andare sul sito web. Vabbè, usciamo. Mostriamo magari anche l'applicazione Google Earth, che è stata rinnovata di recente. Abbiamo sempre la versione 2.0 che mostra anche la grafica 3D. Ad esempio andiamo sul stadio San Siro. Ovviamente pinch to zoom presente, super fluido. Vediamo se lo troviamo, eccolo qui. Ok, vediamo un attimo se... Ah sì, eccolo qui. Eccolo qui, come vedete è tridimensionale. Beh, adesso non sono proprio preciso nell'interagire, però comunque vedete che abbiamo la struttura tridimensionale, quindi molto bella e molto fluida. Devo dire che sfrutta come si deve le performance del Tegra, ecco, le caratteristiche del Tegra 2, quindi dual core e la GPU GeForce. Andiamo adesso sul market, che purtroppo è un po' il tallone di Achille di Android Honeycomb.
Questo perché purtroppo, a discapito di quello che si dice, che si hanno ben 200.000 applicazioni, la verità è che è una sorta di bugia, in quanto sì, ci sono tantissime applicazioni, ma la verità è che native sono veramente molto molto poche. Sono veramente poche, moltissime, ad esempio, sono applicazioni smartphone. Non tutte funzionano bene, vi faccio vedere un esempio. Raging Thunder 2, gioco che addirittura funziona in finestra, che è un po' ridicolo. Sembra di essere davanti a un 3,2 pollici. Eccolo qui, mamma mia. Oppure ci sono sia applicazioni che prende, riducono in tutto in finestra, altre che crashano, non funzionano, praticamente è tutto un false close, altre ancora che invece magari tendono ad adattare la risoluzione spalmando il tutto, però non sempre il risultato è buono. Magari le applicazioni come Facebook, Twitter, ok, però ci sono altre, molte altre che veramente hanno una resa penosa. Anche e soprattutto, ad esempio, i wallpapers, se ne faccio vedere uno che è praticamente ridicolo. Vediamo, ad esempio, questo che fa veramente schifo. Eccolo qui, veramente è qualcosa di ridicolo. Poi, come vedete, è molto lento, addirittura riesce a rendere lento, nonostante abbiamo a che fare con Tegra 2. Oddio, adesso non tanto, però a volte rallenta, prende in maniera un po' brutale. Comunque, ci sono veramente molte applicazioni che non convincono. Diciamo che la cosa peggiore poi è che il market, pur essendo strutturato, cioè graficamente bene, nel senso che la grafica, come vedete, è proprio sfrutta anche qui 10 pollici schermo, è molto bello, però poi in realtà non abbiamo né una selezione tablet, né non abbiamo i filtri per vedere quali sono le applicazioni native per Onecom. E quindi questo ci porterà veramente a scaricare, proprio andare proprio a vuoto nello scaricare l'applicazione e vedere se funzionano. Quindi non abbiamo certezza che possano funzionare. E quindi questo è molto disorientante, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista. Hanno detto che sarà implementata presto una sezione tablet per diciamo, orientare al meglio le persone, però secondo me non è sufficiente, perché comunque un market per Onicom avrebbe dovuto essere proprio avrebbe dovuto contenere un filtro per mostrare solo le applicazioni native Onicom. Ovviamente sarà che, siccome non volevano far vedere che c'erano poche applicazioni, allora hanno dato il via libera a tutte le applicazioni tipiche smartphone. Per il resto è veramente molto buono. Comunque, non è che cioè non è che ho particolari critiche da fare, però è molto, un po' deluso da questo punto di vista, perché è un po', ripeto, disorientante. Passiamo adesso al lato multimediale di Motorola Zoom, a partire dalla fotocamera che ci consente di scattare foto a 5 megapixel, e dove ritroviamo tutte quelle tipiche impostazioni di ogni comune fotocamera, quindi possibilità di applicare effetti, scegliere la scena migliore, ideale per scattare le foto, selezionare l'utilizzo del flash o meno, il bilanciamento del bianco, la risoluzione, la compressione delle immagini. È possibile zoomare attraverso i tasti più e meno. Non manca la possibilità di acquisire foto e video attraverso la fotocamera da 2 megapixel anteriore. Ed ovviamente switchando nella modalità video sarà possibile registrare filmati fino a 720p. Ovviamente anche qui abbiamo qualche possibilità di personalizzazione, di settaggio da abbinare alla modalità di registrazione video. Magari vediamo proprio un video a 720p. Questo
è un video a 720p che devo dire che vengono bene e soprattutto sono abbastanza fluidi. Scusate, ma oggi non ho molto la voce. Usciamo e andiamo a vedere magari qualche foto scattata dalla fotocamera da 5 megapixel. Le macro devo dire vengono abbastanza bene. Ovviamente nella galleria non manca la possibilità di fare pinch to zoom e di zoomare anche col doppio tap. Quindi buona qualità delle foto, come si può notare, molto dettagliata, molto buona. L'unico contro che forse portarsi dietro una fotocamera, diciamo così, chiamiamola così, da 10 pollici non è proprio comodo. Portarsi in giro appunto un tablet potrebbe un po' risultare imbarazzante. Comunque, a parte questo, diciamo, dettaglio, devo dire che si comporta molto bene per quanto riguarda la fotografia. Passiamo a vedere magari un video ad alta definizione. Quindi video eccezionali per qualità. Quindi chi è interessato a guardare film, telefilm, cartoni animati si troverà sicuramente bene perché veramente Motorola Zoom ha un display eccezionale. Poi magari vediamo anche un video in streaming di YouTube, così vediamo come si comporta in 720p in streaming il Tegra 2. Attendiamo un pochino che carichi il tutto. What's happening? Let's just look at this video of this guy getting kicked in the head by a horse. Someone was giving a bit of a shot. That camera had to be there to see what the You know, horseshoes are considered lucky, but not when they beam you upside the Quindi qualità eccezionale, ma soprattutto fluidità eccezionale, quindi veramente ottimo dal punto di vista multimediale questo Motorola Zoom. Già che ci siamo, magari vediamo anche ascoltiamo la qualità dell'audio. Questa è praticamente l'applicazione musica dove possiamo visualizzare gli album in maniera tridimensionale, molto bello e molto scenico. Proviamo appunto una canzone. Vediamo se ce la facciamo. Quindi a livello di audio, come si può sentire, è veramente eccezionale, anche se comunque si notava anche dai video che abbiamo appena visti. Quindi veramente a livello di musica le casse fanno un ottimo lavoro, è veramente un volume alto, pulito, chiaro, senza nessun disturbo. Guardiamo magari adesso l'applicazione Movie Studio, con cui sarà possibile creare dei filmati in maniera semplice e intuitiva. Questo adesso non vi farò vedere effettivamente come si fa, però vi darò una panoramica di quello che è l'applicazione, poi successivamente magari farò un focus specifico. Abbiamo la barra, diciamo, temporale, possiamo aggiungere sia spezzoni di video sia delle foto, sempre magari prese dall'album. Su ogni foto possiamo applicare, scegliere di applicare ad esempio degli effetti come il pan e zoom effetto, comunque quello che vogliamo, o anche scrivere qualche frase all'interno del video, o anche applicare, diciamo, le transizioni tra un fotogramma e l'altro.
E poi possiamo anche, diciamo, decidere di associare una canzone al video. Quindi molto carino e molto bello. Adesso vi faccio vedere magari un video stupido fatto così su due piedi. Quindi, come si può notare, molto interessante un'applicazione, vi prometto in futuro un focus su questa applicazione. Poi volevo farvi vedere un'applicazione Press Reader, ossia un'applicazione che ci permette di leggere i giornali. Possiamo sia, diciamo, vedere in maniera orizzontale che verticale. Ovviamente possiamo zoomare, col pinch to zoom, forse non perfettamente fluido, però diciamo fa il suo dovere, insomma, diciamo qualcosa in più, qualcosa da migliorare in questa applicazione c'è, però tutto sommato funziona bene e il tutto è molto leggibile. Ops. Passiamo adesso invece a vedere qual è la navigazione web, che è un fattore interessante, soprattutto importantissimo per un tablet. Andiamo sul nostro sito. Come si può notare, è tutto molto fluido, è strafluido. Pinch to zoom praticamente perfetto. Doppio tap anche. Come è possibile notare, abbiamo in alto la possibilità di switchare tra un tab e l'altro molto velocemente, quindi un po' come Chrome in versione desktop. Andiamo sul Corriere dello Sport, il solito nostro banco di prova perché è comunque un sito molto pesante. Ovviamente i siti che hanno una versione mobile daranno priorità alla visualizzazione mobile. Purtroppo con Chrome non sarà possibile forzare la modalità desktop, però sarà possibile scaricare altre applicazioni come Dolphin con cui appunto si potrà forzare, quindi nessun problema. Tra l'altro Dolphin devo dire che funziona perfettamente così come Chrome. Anche qui come vedete totale, pinch to zoom prende perfetto, nonostante i contenuti in Flash 10.3. Questa anche la navigazione web è veramente eccezionale, infatti siamo proprio vicini all'esperienza PC. Come si può notare, non abbiamo non c'è nessun ricaricamento delle pagine quando andiamo a switchare tra una e l'altra, quindi veramente perfetta. Sembra di essere davanti a un PC. Forse un pochino da migliorare il flash, cioè i siti in flash, la gestione dei siti completamente in flash, come l'Alfa Romeo. Che nel 3.1 sono stati apportati dei miglioramenti che già migliorano, diciamo, l'interazione, però secondo me c'è ancora un po' da sistemare, ecco. Il sito viene aperto molto bene, però forse l'interazione è ancora un pochino da migliorare. Ovviamente stiamo parlando anche di un tablet che deve visualizzare tutto a 1280x800, quindi non è banale, però forse qualche ottimizzazione in più per il Tegra 2 c'è ancora bisogno, diciamo. Comunque tutto sommato va bene. Una cosa che vi voglio far vedere e che un po' purtroppo mi ha deluso è la tastiera virtuale, che se all'interno di applicazioni oppure all'interno di siti abbastanza leggeri è comunque molto buona. Ad esempio, proviamo a scrivere tipo ciao, come va? Da Matteo.
come si può notare, abbiamo una scrittura molto veloce, praticamente istantanea, ed è molto comodo. Ovviamente sarà anche possibile scrivere in maniera verticale. Forse la scrittura, diciamo, orizzontale, un po', almeno con le mie mani, ho qualche difficoltà ad arrivare ai testi centrali. Infatti questo mi fa a pensare che l'ideale sia un tablet da 8,9 pollici per la scrittura orizzontale. Però dicevo, la testa virtuale delude un po' quando abbiamo a che fare con siti web un po' pesanti, oppure magari Facebook, oppure i forum, e vi faccio vedere il perché. Ad esempio, questa è la nostra pagina web su Facebook. Ovviamente perfetto il pinch to zoom, come vedete è sempre strafluido, però quello che non è fluido è la digitazione. Come si può notare, abbiamo questi lag che sono molto fastidiosi. Non lo so, all'interno di se siete utenti che scrivono particolarmente su Facebook o comunque su forum, rimarrete un po' delusi proprio perché ha questo lag molto fastidioso che veramente non rende utilizzabile, diciamo, il tablet in certi ambiti. Ecco, poi quando dobbiamo correggere una parola, sbagliamo a scrivere una parola, dobbiamo andare sulla lettera e correggere quel carattere, praticamente è un po' difficoltoso perché poi sarà anche impreciso il beccare la lettera ideale proprio a causa del lag. Insomma, questo è uno degli aspetti che devo dire la verità, mi ha deluso abbastanza perché comunque non me l'aspettavo. Insomma, abbiamo a che fare con un dual core, qualcosa di meglio mi sarei aspettato, ecco. Anche perché comunque, come vedete, poi la pagina web è molto veloce da aprire, da interagire all'interno delle pagine web. Non è pesante, però quando si va a scrivere c'è poco da fare, veramente tutto super laggoso e molto molto fastidioso e frustrante. Però a parte questa, la navigazione web è veramente ottimale. Passiamo adesso a mostrare le capacità ludiche di Motorola Zoom con alcuni giochi, tra cui Angry Birds, che è stato riadattato completamente alla risoluzione di 1080x800. Scegliamo un livello casuale. Usciamo. Voglio ricordare come Motorola Zoom sia dotato di una porta micro HDMI. Questo permetterà di sfruttare la funzionalità di HDMI mirroring, ossia quello di collegare il proprio tablet con una TV ad alta definizione, e quindi sarà possibile giocare direttamente su TV. Proviamo Pro Evolution Soccer 2011. Altro gioco molto bello da giocare su tablet, con l'unico difetto che ha queste barre verticali nere ai lati. Molto probabilmente è dovuto al fatto che il gioco supporta fino alla risoluzione di 1024x600, la tipica risoluzione dei tablet da 7 pollici, quindi per adesso non è ancora perfettamente adattato, però non rappresenta più di tanto un problema. La grafica, come vedete, è comunque molto bella. I comandi rispondono tranquillamente perché il capacitivo supporta fino a 10 tocchi contemporanei, quindi è ottimo per qualsiasi uso multitouch. Vediamo se riesco a fare un'azione. Ah. Forse è un po' strano usare questi controlli, forse un 10 pollici di schermo è un po' esagerato per
perde i controlli virtuali. Almeno non ho mai giocato con un joypad della grandezza di 10 pollici, l'equivalente di 10 pollici. Ecco, forse su un 7 pollici o un 8.9 probabilmente sarebbe molto più giocabile. Almeno molto più comodo per chi ha mani medie come le mie. Passiamo ad altro, proviamo ad esempio Asphalt 6, gioco che ho acquistato in occasione della recensione nella versione Motorola Zoom dal sito della Gameloft. Anche questo ha una grafica totalmente riadattata per la risoluzione 1080x800, quindi si sfrutta il pieno schermo. Abbiamo una grafica, come si può notare, molto fluida, questo grazie al fatto che il Tegra 2 riesce agevolmente a gestire il gioco con una fluidità ottimale, e ci mancherebbe essendo il chipset dual core. Vediamo se riusciamo a beccare gli altri dopo questo frontale. Usciamo. Volevo dire riguardo i giochi della Gameloft, che sono 4 attualmente quelli ufficialmente supportati dai tablet Honeycomb. Purtroppo avevo acquistato anche Nova, o meglio l'ho acquistato anch'esso in occasione della recensione, però purtroppo c'è un qualche problema con Android 3.1, tanto che il gioco crasha al tutorial. Questo purtroppo è un piccolo problema che ho letto sul forum della Gameloft dopo che avevo già acquistato l'applicazione. Mi dispiace un po' perché avrei voluto mostrare come si giocava una sparatutto in prima persona, però lo farò vedere più avanti quando risolveranno. Proviamo a provare anche questo gioco, Air Attack HD, che si gioca con lo schermo in verticale, essendo un sparatutto vecchio stampo, però devo dire che graficamente è di impatto, è notevole. Molto bello anche lui. Possiamo provare un gioco ottimizzato per il Tegra 2, perché come sapete ci sono molti giochi studiati ad hoc per la piattaforma Tegra 2, tra cui alcuni si stanno per arrivare ancora e li aspetto con una certa impazienza, tra cui Galaxy on Fire 2. Molto bello graficamente, sarà disponibile anche su altri terminali, però la versione Tegra 2 sarà molto più dettagliata.
Ne ho acquistati un paio basati sul Tegra 2, ossia Great Battle Medieval, però è un po' lento come gioco, non è molto immediato, quindi forse è meglio farlo vedere in un'altra occasione. E Riptide GP, ossia un gioco di corsa basato sulle moto d'acqua. Vi faccio vedere come è possibile settare il dettaglio grafico. Ovviamente col Tegra 2 possiamo sparare il dettaglio al massimo. Purtroppo non è possibile, diciamo, decidere il tipo di controlli, quindi sarà semplicemente basato sull'accelerometro, e questo mi porterà ad avere qualche difficoltà nel mostrarvi il gioco, anche perché dovrò muovere lo schermo e un po' rifletterà. Però come vedete anche qui abbiamo una bellissima grafica, molto dettagliata, con effetti shader sull'acqua. Questo gioco mi pare sia stato proprio sviluppato da Nvidia, tanto che ha proprio il logo Nvidia, mi pare di sì. Abbiamo addirittura dei personaggi Nvidia, alcune mascotte tipiche del produttore americano, tra cui Nalu, la sirena del GeForce 6, quindi penso sia proprio un gioco sviluppato da Nvidia, eccola qui. Quindi questi erano, diciamo, i giochi su piattaforma Tegra 2 per Motorola Zoom. Infine arriviamo alla conclusione di un prodotto assolutamente non facile da giudicare, in quanto dobbiamo scindere il discorso prodotto materiale da quello riguardante il sistema operativo e quindi capire se questo tablet conviene davvero o meno. Allora, come prodotto in sé, il Motorola Zoom è veramente un ottimo prodotto. Ben costruito, molto solido, completo di tutto, basato su un hardware, il Tegra 2, che è una piattaforma che man mano che si andrà avanti sarà sempre meglio sfruttata, e questo sia in ambito di uso generale, dei servizi, dei giochi. È comunque un tablet molto ben visto dalle comunità, è il primo a ricevere e a godere di aggiornamenti di Google, almeno per quanto riguarda il 3.1 è stato il più rapido in assoluto. Quindi da questo punto di vista è veramente un ottimo prodotto. D'altra parte però abbiamo un sistema operativo Honeycomb che ha un grosso potenziale, ma che è decisamente giovane. Diciamo così che dopo un'esaltazione iniziale potrebbe un pochino deludervi. E questo è dovuto proprio al fatto che siamo di fronte ad un sistema operativo acerbo, con grosso potenziale che però deve fare ancora molta strada. Già ad esempio il discorso del market che vi mostravo fa capire come il sistema operativo sia veramente acerbo. Il mio punto di vista è questo, la mia sensazione personale è che questi tablet saranno maturi quando ci sarà il rilascio di Ice Cream Sandwich, che poi sarà la vera versione di Android che accomunerà i dispositivi tablet con quelli smartphone. E infatti Honeycomb lo si può vedere come una sorta di sistema operativo che sta preparando la strada per quello che poi sarà il sistema operativo in un certo senso definitivo, e che sarà appunto Ice Cream Sandwich. Ovviamente Ice Cream Sandwich sarà disponibile anche per Motorola Zoom e tutti i tablet Honeycomb, perché ovviamente saranno tutti aggiornati ad Ice Cream Sandwich, quindi nessun problema, nessuna paura da questo punto di vista. Però in definitiva, ripeto, siamo di fronte a un tablet un po' acerbo, un sistema operativo acerbo. L'hardware è ottimo. Il mio consiglio personale è, se volete acquistare un tablet con il sistema operativo Honeycomb, aspettate qualche mese, aspettate magari dopo l'estate, l'autunno, quando ci saranno sicuramente molte applicazioni più native. I tablet
in giro, cioè sul mercato, saranno molti di più, ci sarà molta più concorrenza, molto più presente a livello numerico, quindi sicuramente i prezzi saranno anche più bassi. E al tempo stesso ci sarà Ice Cream Sandwich, quindi un sistema operativo ben più maturo. Se poi siete quegli utenti che per forza devono avere l'ultima tecnologia e quindi si vogliono togliere lo sfizio, allora vi consiglio caldamente di acquistare una versione tablet wifi, quindi non 3G ma un modello wifi, magari il meno costoso possibile, così ci spendete il meno possibile, però non il modello 3G. Secondo me ad oggi è inutile. Costano circa 200 euro in più in media, vi costringerà ad attivare un secondo piano dati che dal mio punto di vista è un po' pesante da gestire economicamente a fine mese, anche perché sempre dal mio punto di vista penso che chi compra un tablet 3G sia lo stesso utente che ha uno smartphone Android a cui è associato il piano dati, e quindi diciamo che il tutto è un po' pesante da gestire economicamente, almeno secondo il mio punto di vista, anche perché non penso che chi ha uno smartphone Android e si rifiuta di associare un piano dati poi gli passi per la mente di attivarne uno per il tablet. Almeno io la vedo così. Ma a parte questo, diciamo, discorso, diciamo, generale sui prezzi e sul lato economico, la verità è questa, che i tablet ad oggi non sono un prodotto necessario. Diciamo che sono dei prodotti che in ottica futura potrebbero sostituire il PC, o meglio, i notebook, netbook, per alcune mansioni, perché in effetti per alcune mansioni sono molto più immediati. Come la navigazione web, l'esperienza web, se volete vedere video su YouTube, partecipare ai social network, così come risultano essere molto più trasportabili. Però ad oggi sono ancora un prodotto che sono alla ricerca di un certo spazio, di una loro dimensione all'interno della quotidianità delle persone, quindi non è ancora un qualcosa di necessario, ma che in ottica futura potrebbe essere importante e soprattutto occupare uno spazio importante, però ad oggi non è così, quindi alla luce di questo vi dico, pensateci bene se comprare un tablet o meno, ma soprattutto pensate bene se volete un modello 3G o Wi-Fi. Secondo il mio punto di vista, ad oggi il modello Wi-Fi è praticamente perfetto, se volete togliervi lo sfizio è perfetto. Spendete meno soldi e poi da voi riuscirete a capire se un dispositivo tablet è utile nella vostra vita quotidiana o meno. E con questo è tutto. Vi rimando al blog androidgeek.it e se avete domande, se volete che faccia dei focus specifici sul sistema operativo, sull'applicazione, sul tablet, sono ovviamente a disposizione. Un saluto da Matteo. Ciao!